Cari videogiocatori, care videogiocatrici, si prosegue con Final Fantasy Dimensions. Ottavo episodio, ottava puntata. Stavamo per inoltrarci, per addentrarci nel bosco, nella foresta. E per raggiungere gli elfi, ce la faremo? Tortuo bosco, ok, il bosco. Non dice nulla. Siamo con i nuovi personaggi di livello non proprio alto, ma noi li faremo salire. Ok. Truppe imperiali? Che cosa facciamo? Ci hanno visti. È un modo carino per dire che dovremmo freddarli? Freddarli? Haha, d'altronde la vendetta è un piatto che va servito freddo. Va bene. Attenzione, questi sono pericolosi, Cura tutti perché diamoci giù pesanti. Velocemente. Questi sono avversari tosti. Ok, è andato a terra il nostro amico. Ok, uno lo abbiamo eliminato. Il problema è che i nostri sono ancora di basso livello. Il vero problema è questo. Ho cambiato le classi perché così ho un team più aggressivo. Tanto lei può comunque utilizzare la magia. E la magia, l'evocazione, scusate. È sulla difensiva, però riesce a curarsi per benino, creerà molti problemi. E continua a curarsi. O attacchi o ti curi. Bella botta. Attacca in una maniera. Però forse lo eliminiamo, Abbiamo eliminato il primo, elimineremo anche il secondo. Vai con Thunder. Oh, finalmente. È stata dura. Che succede? Una scenetta. È un'aeronave? Sì. Ah, è giunta. Ok. Un'aeronave si dirige verso Yggdrasil. Che cosa significa? Parla. Insisti? Siete voi i loro galoppini. Quante volte te lo dovevo ripetere? Siamo vittime, non carnefici. Hai paura? Tornatene al villaggio. Cosa? Grave, no. Ah, si stava intromettendo. Verremo con voi. Non abbiamo altra scelta, non se vogliamo ritrovare Sole e Aegis. Diana. Ah ah. Allora anche tu hai il tuo punto debole. Verrò, ma solo per proteggere Diana.
ma devo uscire perché la situazione è critica. No, vado direttamente al villaggio, mi conviene tornare a verde e farmi una dormitina. No, non spreco la tenda, tanto è subito qua. Il tipo lo vedremo poi, l'eremita. Il problema è che mi servirebbero magie più potenti, il gruppo è molto debole, questa è l'amara verità. Non è come il gruppo di Sol che ormai è già bello che avviato, potenziato, questo invece è rimasto indietro, ahimè. Dovrò necessariamente fare tante battaglie casuali per potenziarlo. Magari risalvo. No, perché non vorrei fare un game over. Ok, andiamo. Cura, togli il veleno. Abbiamo un antidoto, sì. Dove vado? Di qua o di là? Ok, qui c'è uno scrigno. Bandana, finirò col perdermi. Mi perderò qua. Un altro scrigno. 1000 gil. Ottocento. Forse da qui sono arrivato, vero? Sì, infatti. Ho sbagliato strada. Proverò ad andare in su verso l'alto. Ah, infatti, qui c'è... Ok, magari utilizzo... No, ma una tenda forse non mi serve, no. Proviamo ad andare avanti. Salvo. Se ci sono problemi, ricaricherò. Destra, in su. Destra o sinistra? Abbiamo a destra? È tutto un casino. Non conoscendo la strada, io... Infatti, no. Allora è destra, poi... può essere ovunque, in basso? No. Allora, destra. In alto. Ok, destra in alto. Destra? No. Se trovo l'area di sosta sto sbagliando, credo. Destra. Su. Allora, in su. Poi. Destra no, sinistra? Potrebbe essere. Sì. Ma adesso in giù? No. Ho sbagliato. Riproviamo. Destra. Su. Sinistra. E... in su? Sì. Ce l'ho fatta. Qualcuno si era accampato. Un falò, è come si suol dire. Mi raccomando, bambini, non fatelo a casa. Comunque potremmo approfittarne per riposare un po', che mi dici? Assolutamente sì. Mi sembra più che giusto. Sol. Ah, Diana pensa a Sol. Chi sarebbe questo Sol? Il fidanzato? Lo diventerà, immagino. E a te sta bene?
È il terzo incomodo, Glaive. Non so proprio di che accidenti parli. Oh oh oh, io, Alba, dea dell'amore, formidabile e combina coppie, ho colpito ancora, nulla mi si può nascondere. Ah. Adesso è diventata lei la dea dell'amore, non è più Venere. Ah ah, è così ovvio? Mi sa che c'è qualcuno o qualcosa. Che c'è? Lessi? Tim è caduto nel pozzo? Mostrati. Forse potremo conoscere un nuovo personaggio. Sì, infatti. Forse questo, l'elfo, sarà il quinto del gruppo. Oh oh oh, no, sembra Babbo Natale. Oh oh oh. Che vuole questo? Ehi, attento. Attenzione al fuoco. Ma lo spinge via. Sir, i vostri occhi, siete forse... Oh oh, niente paura, fanciulla. Per vedere ciò che realmente conta, gli occhi non servono. Ehi, non ti avvicinare. Se il mio intuito non mi inganna... Bikini a qua, giallo? Sì? Tu, brutto! Oi, 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 oi! Ti denuncerò per maltrattamenti sugli anziani! Non dovreste vagare in un posto come questo, non alla vostra veneranda età. Non si sa mai quali pericoli possano celarsi. E no, Alba non è tra questi. Eh? Qui? Nel tortuo bosco? Bah! Per me è un giardino come un altro. Permettetemi, dove si trova la terra degli elfi? Terra degli elfi? Va tutto bene? Oh oh oh, non è niente, giovanotti. Un lieve mal di testa che va e viene, tutto qui. Bando alle ciance, il tortuo bosco può rivelarsi ostico per gli sprovveduti. Vi suggerisco di tornare da dove siete venuti. Ah, se ne va così. Tanto viene, fa la comparsa e poi si allontana. Beh, in effetti è un bosco abbastanza pericoloso. Ci sono nemici forti. Ma adesso il gruppo è integro. Ha recuperato... Sì, ok, perfetto. Posso andare avanti. Provo ad andare di qua. Prendiamo questo bello scrigno incustodito. Anfettatrice, questa è una buona arma, mi sa. Poi vedrò dopo se metterla o meno. Devo uscire da questo bosco, ma soprattutto togliere il veleno da Nekt. Magie, Diana, Poisona. Ok. Cotta di maglia. Un'armatura. Dovrebbe essere di qua l'uscita. Ancora no. Devo trovare subito un'uscita perché tutti e due pozione, ago, no, antidoto. Ok, abbiamo un etere. Beh sì, se abbiamo un etere
bene, si può andare ancora avanti, posso resistere in queste condizioni. Gran pozione. Ok, è il lato giusto. O ricalco. Chiedo scusa, ma ho dovuto fare una pausa, fare un taglio. Infatti sto registrando questa parte dopo, perché il mio livello era troppo basso. Ok, ma non... sono andato avanti? Perché sono sempre qui? Ma cos'è? No, mi prendi per il culo? Ah, un cane? Un animale? Cos'è? Un lupo? Grrr, una bestia. Fatti sotto. Aspettate, questo poverino è ferito. Diana, no! Fatemi provare. Non come l'altra volta. No, ma non era Diana però. Mi confondo, era l'altra ragazza. Ah, ha usato energia? Bau, è un cane, bau. Adesso le fa le coccole. Diana, stai... No. Bau, bau. Ah, basta, mi fa il solletico. C'è qualcuno? Sì, ho fatto un bel taglio per diventare più forte. Ho voluto livellare un po'. Oh no, ancora Sir Maniaco. Cosa fa? Cosa volete fare? Lo sapete che non abbiamo cattive intenzioni. Ah, c'era un soldato dietro i cespugli, ho capito. Dritto al cuore. Un soldato imperiale? Oh oh, ci è mancato poco. Oltre a molestare fanciulle, Sir Maniaco può anche rendersi utile quando vuole. Meglio di un arciere di Guglielmo Tell. Prima avete citato la terra degli elfi. Potreste portarci lì? Gli amici delle bestie sono amici del bosco, consideratelo un modo per sdebitarmi. Va bene. Mi sa che lui è un elfo. Aspetta, non ci hai ancora detto il tuo nome? È vero, è misterioso. Oh, giusto, il mio nome è Clu. Come no, è il mio aereo. Sì. Sì, qui è una citazione, va bene. Oh oh, siete decisamente svegli? Chiamatemi pure come più vi aggrada. Stava per dire Cloud. Un anziano che vive nei pressi del torto bosco, più cieco di una talpa, un formidabile arciere. Va bene. Lascio il nome, se tanto. Nonnino si unisce al gruppo. I membri del gruppo di Nect ottengono 4 PC. Punti classe ciascuno, ok. Seguitemi. Dove andiamo? Tanto vedete come sono... Lui non ha nulla, ha un nuovo personaggio, allora non posso mettergli nulla. D-
dovrebbe andare bene. L'obiettivo è uscire da questo benedetto bosco, dal tortuo bosco. Solo che è talmente labirintico, io non so dove andare. Non ho fatto bene a far salire di livello i miei personaggi perché i nemici erano veramente ostici, arrivati a questo punto del gioco. Per lo meno adesso, intanto devo curare Nect, vabbè, sì. Ogni tanto mi avvelenano. Ci sono dei nemici che avvelenano. Vai, vai. 1500 gil. Uscirò alla fine? Riuscirò ad abbandonare questo luogo? Sì, alleluia. Ah, quello è l'albero. Sì, sì, è l'albero. Oh, 9 ore e 20 di gioco. Alfheim, quindi il... Ma la rana parla, sì. Benvenuti ad Alfheim, la terra degli elfi. Perché mi guardate così? Mai vista una rana che parla? No. Io no, Beh, ci sono dei moguri, quindi non facciamoci troppe domande. Spesso capita che il suolo della caverna a ovest si metta a tremare intensamente. Terremoti? No, no, i terremoti e i moguri non vanno per niente d'accordo, Cupo. Chi è che va d'accordo con i terremoti? Penso nessuno. Allora, c'è un po' di gente pittoresca. Questa cittadina. Non tutti convengono con la decisione di Re Freyr di prostrarsi all'impero, ma alla fine la nostra fede nella sua saggezza è talmente forte da annullare sempre qualsivoglia forma di dissenso. Ok. Qui, magie, magie. Adesso ho un po' di soldi, infatti. Slow, Novox, Novox, Mini, Energia, sì. Devo comprare tutto. Devo spendere un po' di soldi. È inevitabile. Decisamente meglio, Adesso anche la magia nera, perché non posso lasciare indietro i maghi neri e i maghi rossi. Insomma, il mago rosso alla fine è un ibrido. Lancia sia magie nere che bianche. Un po' meno potente perché non è specializzato, ma è utile. Qui non abbiamo nulla? No, 10. Dei barboni. Una rana che fa il bagno nel laghetto. Qui ci sono armature. Non prenderò armature, controllerò solo le casse sperando di trovare qualcosa. No, niente. Qui niente, no? Beh, no, un attimo, magari potrei anche comprare qualcosa in realtà, ripensandoci. Cambiamo, mettiamogli lo scudo d'acciaio che è più efficiente. Ah, che sto dando un'occhiata, scusate, ma una cosa un po' veloce. Kenpoki, potrebbe, sì, andare bene. La bandana, sì. Lo scudo, vabbè, questo senz'altro. L'arma, no, è meno, ok. Do un'occhiata anche agli altri. Ok, vabbè, sì, sì, va bene così. Parliamo con la ranocchia.
Ranocchio, che avete fatto al mondo se il sole non sorge più è solo per colpa di voi umani? Ma io non ho fatto nulla. Non volontariamente. Ah, degli elfi bambini? No, gnomo. Le foglie dell'albero cosmico hanno iniziato a cadere. Cosa vorrà significare? Alfheim non è posto per tipaci come voi. Riferirò tutto a Re Freyr. Ok. Fai come vuoi. L'Yggdrasil, anche chiamato albero cosmico, è il cuore pulsante del regno elfico. Però, ultimamente, non è molto in salute e gira anche voce che potrebbe avvizzire del tutto. Speriamo di no. Speriamo che non accada. Se si chiama albero della vita, speriamo che non muoia, oh. Con lui avevo parlato... Sì. Che si avevo già scambiato due parole. Sì, sì. D'accordo. E di qua? No, no, dopo. Un attimo, Fatemi girovagare per queste strade. Bacio fiabesco. Un emporio. Ultimamente Re Freyr è cambiato. I suoi occhi, un tempo caldi e amorevoli, sono ora freddi come il ghiaccio. Persino il principe Adrian stenta a riconoscerlo. C'è nulla, no. Gran pozione. Questo sentiero conduce al sacro albero cosmico, l'Yggdrasil. Ma è quello che ho letto prima? No. Naturalmente non possiamo consentire che voi sporchi umani abbiate accesso al santuario. Lo profanereste con la vostra sola presenza. Ah, sento puzza di razzismo elfico. Va bene. Mi sa che non ci faranno... andare oltre, poi proverò. Quando sarò adulto smetterò di invecchiare, proprio come tutti gli elfi, è fortunello. Bello non invecchiare. Un etere. L'eccelso Re Freyr regna su tutta Alfheim. Ok. Re Freyr deve aver intuito il punto debole dell'impero, altrimenti non si sarebbe sottomesso a dei semplici umani. Ah, si è arreso? Sarà una finta resa? Nulla di che. La mamma dice che quando gli umani invecchiano diventano brutti e rugosi. Davvero è così? Sì, però non tutti hanno la fortuna di invecchiare, purtroppo. Bisogna dire anche questo. Invece gli elfi restano eternamente giovani. Qua ero entrato, non mi ricordo. Sì, degli gnomi, sì, sì. Ok, c'ero già stato. Yggdrasil ingresso, non lo so, proverò ad andare prima di qua, vediamo un attimo. Magari non c'è nulla, però. Infatti non c'è niente, vicolo cieco. Sì, un vicolo cieco, sordo e anche muto, no, non c'è nulla. Pensavo di trovare qualcosa. Manco uno scrigno. Nemmeno uno scrigno mi hanno messo. Dai. Facciamo la figura. Tanto non ci faranno mai passare. Due guardie, due elfi. Oltre a questa recinzione è situato il palazzo di Sua Grazia Freyr, re degli elfi. Agli umani non è consentito accedere. E quindi? Devo fare dietro front?
Sì, mi dice la stessa cosa. E quindi? Cosa facciamo? Come temevo, non ci fanno passare. Oh. Io non lo so. Tu puoi fare qualcosa? Ottimo! Freddiamo pure questi? Alba, subito. Wow, sbadiglia. Stai sbadigliando. Di nuovo il mal di testa? In effetti il freddo fa questo effetto. Ma non penso che faccia freddo in... Boh, non... Gli è venuto in mente qualcosa? Dove andate? Lo sento. Il richiamo delle montagne a nord. Ah. Le montagne al nord, è l'indizio, dobbiamo andare verso nord, ho capito. Lì sicuramente farà freddo. Bah, non so se fare una dormita, magari, già che ci sono. Meglio rifocillarsi. Ah, con lui, quando Refrair decise di inginocchiarsi all'impero, sull'intero regno elfico calò lo sconcerto generale. Salve, il costo per una notte è di 200 gil. Volete stare da noi? Sì, dai, una dormitina. Ci può stare. Ok, l'obiettivo sarebbe andare a nord. Moguri, magari puoi vendermi ancora qualcosina? No, no, scusa, che cavolo dico? Non è il Moguri che vende qua. Non so perché mi è venuta in mente sta cosa. Sono andato dal Moguri pensando mi facesse da Emporio, ma in città, ad Elfheim, c'è un Emporio. Dove vado? Salviamo prima. Destra o sinistra? Uno delle due portano... Una delle due... dei due posti porta alle montagne, forse queste. Montagne, nord, base. Ho fatto la scelta giusta. Queste montagne nascondono qualcosa, se solo riuscissi a ricordare. E io non lo so. C'è qualche cosa sotto? Ma... Non fa nulla? Ehi? Ah, ma sono io che mi muovo, ok. Ser Nonnino, allora, cosa avete in mente? Chissà di cosa parla. E se ci avesse portati in un luogo isolato come questo solo per poi rapirmi e divertirsi con me? Ma no, Alba, sei... frainteso. Queste montagne nascondono qualcosa, se solo riuscissi a ricordare. Devo tastare la roccia? Sì. Dovevo tastare la roccia e c'era un passaggio segreto. Un passaggio segreto! Dove porterà? Dall'altra parte. Magari all'albero cosmico? Sir Maniaco, come facevi a conoscerlo? Non se lo ricorderà lui. L'età. Oh, vorrei potervi dare un qualche tipo di spiegazione, ma proprio non ricordo. Che dire, giovanotti, ci rimettiamo in marcia, il principio di Alzheimer. Un principio di Alzheimer. Solo che... un attimo, fatemi contro... Ah, così si esce. Caverna di Yggdrasil, ok. Adesso direttamente passa alla caverna, non mi fa più vedere. Stavo pensando, ma se io provassi ad andare di là? Forse di là c'è qualcosa di interessante. Sapete perché dico questo? Perché il Moguri ha detto... Caverna tremante, infatti. Secondo me qui c'è un'evocazione. Potrò prendere un nuovo amico. Cosa sono? Rane. Rane colorate, ranocchie. Infatti, i terremoti, l'aveva detto, eh. E voilà, giù, tutti giù. Arrampicati. No, niente.
Niente. Scendiamo assieme a loro. Ah, fino in fondo, uè. Però siamo al terzo, quarto. Sono vive, eh? Sì. Una stordita. No. Ah, l'hanno portata. Ok, era svenuta. Ma quanto siamo scesi? Terzo piano interrato. Di tre piani addirittura, va bene. Ci sono nemici ostici. Ve lo dico. Solo che non so dove andare. Tenterò le strade. Vediamo un po' che cosa mi riserva il futuro. Questa puntata forse non la farò lunghissima, perché ho perso tempo anche a livellare, ho dovuto fare delle pause stralunghe. E quindi, ah, uno scrigno. Ah, e là c'è anche una rana. Tridente. Scommetto che il mio obiettivo è recampare queste rane, recuperarle. Ok, una. Ma la tiene come se fosse un trofeo. Ah, si è liberato il passaggio? Prendendo la rana si è aperto un passaggio, ho capito. D'accordo. Oh, sperando di trovarle tutte, io lo spero, ma non sarà semplicissimo. Naturalmente io dovrò farmi due scatole così, perché con le battaglie casuali dovrò fare tanti di quei tagli. Per voi invece la cosa sarà molto più fluida. No, anche qui. Io volevo solo prendere uno scrigno. No, di nuovo giù. Ma occhiali d'argento, dove sono? Non lo so, ma va bene. Là c'è qualcosa. Non l'avevo aperto. Però devo comunque prendere. No. No, no. È bloccata la strada, vero? Vedete? Tanti avversari pericolosi, nemici pericolosi. Piano interrato 2. Devo fare attenzione con gli scrigni. A quanto pare, se prendo uno scrigno e il nostro personaggio cade giù. Non so se lo farà con una rana. Vieni qui. No, dove va? No, questa è scappata. Bravo, Nect. L'hai fatta scappare. Eccola là. Prendila. Adesso no, è in un vicolo cieco, infatti, presa. Siamo a 2, eh? 2 rane prese su 4. Qui si aprono strade casualmente, ogni volta che prendo una rana, ok. Un tesoro, ma se lo prendo ricade giù? Coda di fenice? No, non è caduto, meno male. Anche perché cadere per una coda di fenice mi giravano un po' le scatole. Mi sarebbero girate un po'. Ok, andiamo su. Presumo il primo. Sì, primo piano interrato. Spadone, una spada grande. Poi magari. La rana. La rana. Cosa fa? Eccomi. Ha visto. Ci ha visto, ok. E scappa. Noi dobbiamo seguirla. Presa. Sì. Va bene, dai, ci siamo fatti anche il bagnetto. Che cosa vuoi di più? Più di una volta. Adesso ne ho prese 3. Ah, là c'è un salvataggio. Ho preso 3 rane, giusto? Mi pare di sì. Qua tenda. Non si può andare. Povero Nect. È morto, è morto.
Ha subito una batosta. È caduto in battaglia. Allora, io utilizzerei una coda di fenice, tanto. Anche perché poi dovrei utilizzare una tenda appena... Vedete, perché Diana non ha più MP. Appena avrò raggiunto il salvataggio, utilizzerò la tenda. Ok, l'ho già raggiunto, bene. Solo che... No, no, andiamo un attimo qui. Sì, usa una tenda e poi salviamo. Ma vado avanti, non preoccupatevi, non mi fermo ancora, vorrei superare tutta quest'area. Chi sarà mai a scatenare i terremoti? Io una mezza idea ce l'avrei pure. Una mezza idea. Caverna tremante. Ah, è l'ultima rana. Ok. Scappata. Chi osa il mio sonno disturbare? Possavi l'ira di Gaia annientare. Ah, fa le rime. Ok, non dovevo liberare salvare l'ultima. Della lama, la durezza, della magia, l'ardore. Ora a me li proverete. Ora a me li proverete. Va bene. È la boss fight. Titan, ecco, vedete, un po' me lo aspettavo, me lo immaginavo. Va bene. Fa molto male, fa molto male. Devo rallentare i movimenti di Titan. Subito slow. Dov'è? Ok. Vai. Devo restare concentrato ora, scusate. Speriamo che le magie gli facciano male. Ma penso proprio di sì. 74, questo nulla, no. Tundara. 411, non male. Sì, vedete, no? Il mago rosso è meno efficiente del mago nero in fatto di danno. Vai. Tanto il nonnino perde punti vita abbastanza velocemente, forse Protect potrebbe aiutarmi, essendo lui un tipo molto fisico. Non lancia magie, però attacchi fisici ne fa. Almeno per ora non ne ha lanciati. Ma questi attacchi sono inutili. Io li sto provando, ma... L'urto? Vabbè, l'urto 152, non è male. Proviamo con Fira? Va bene. Per ora la situazione è gestibile. Però potrebbe ribaltarsi anche velocemente. Devo fare attenzione. Devo contare tanto su slow. Ecco, questa è una magia, sisma. Beh, 84. Pensavo peggio. Pensavo peggio. No, 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 slow subito. Ho sbagliato, vabbè. No, no. Velocemente, devo... Vai. Oh, ce l'ha col nonnino, eh. Devo rallentarlo, dov'è? No, ho usato Fira, scusate, ma... Un attimo, perché dovrei in realtà rallentare i movimenti di Titan, però... Sono un po' nella... Devo curare anche i miei. Non posso sprecare i turni. Ok, adesso posso utilizzare slow.
Per ora il gruppo continua a reggere. Il gruppo continua a reggere. Meno male che li ho fatti salire di livello, altrimenti sarebbe stata impossibile questa battaglia per me. E non sto vincendo perché comunque sono in difficoltà. Glaive in pericolo, Glaive in pericolo. Ho già utilizzato due tere. No, Glaive è andato a terra. No, 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 mi sto deconcentrando. Sto perdendo terreno e lui lo sta guadagnando. Sono nella... un po' nella cacca. Devo pensare e ragionare velocemente. Una coda di Fenice, dai, buttiamola lì sperando che poi energia su tutti. Ok. Più di questo non posso fare. E no, devo contare tanto sui due maghi, sul mago nero e il mago rosso. Sono la mia unica salvezza. Sì, perché gli attacchi fisici fanno quello che fanno. No, Diana è... vabbè. Rintronata. Bene, meno male che fa zero. Non lo so, proviamo il colpo alla bocca, ma non credo che... 66. Meno male che ho il mago rosso. Meno male che il mago rosso può curare. Vedete, fa comodo averlo. No, 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 no. Vai, vai, attacca stritolamento, Suki. No, Sunnet. Non so più che cosa fare. Sono ormai 10 minuti. Oh, non va giù, non va giù, eh. Oh, finalmente. Le mie preghiere sono state ascoltate. Meno male che lo abbiamo eliminato alla fine. È una forza maligna colei che il mondo ha lacerato. Possa tale ferita col vostro impeto lenire. Io, Titan, il mio potere vi concedo. Bene, Titan si unisce al gruppo. Sono contento. Una nuova evocazione dalla nostra. Apprendi la magia invocativa, Titan. Adesso possiamo schierarlo in caso di necessità e sicuramente lo utilizzerò. Sarà più forte di Ramu? Penso proprio di sì. No, è stata una battaglia estenuante. Io... oh sì, no, lui continua a dire va bene. Pensavo dicesse qualcos'altro, invece no. Finalmente è andata. Sono contento, perché è stata una battaglia tosta, bella tosta. Adesso quasi quasi raggiungo almeno la zona per il prossimo video. Sì, no, andare avanti non è il caso. No, no. Va bene, io mi fermo qui. Nella prossima saremo almeno già pronti per varcare la caverna, la soglia, e raggiungere forse l'albero della vita. Non lo so, non so dove andremo in realtà, però... anche perché l'albero della vita è indietro. Però, magari si fa tutto un giro strano, non lo so. Va bene, al prossimo video. Ciao!